per parecchie ore, almeno 24 ore. Certo che fa, forse una delle cose che fa più impressione, questo lo chiedo anche a Emiliano Mondonico, queste storie, poi in modo particolare questa di Muamba, che ricorda quella di Manfredonia e tante altre, come può capitare, si chiede la gente comune, a un giocatore che comunque è così controllato, che comunque non è la persona della strada, che è esposta un po' a tutto? Che sono situazioni che vengono inaspettate. Ti dirò che ci sono dei casi nei quali, dopo aver fatto un elettrocardiogramma tutto a posto, escono e vengono colpiti da infarto. Perciò la scienza ha fatto sì passi incredibili, però ci sono sempre queste, così, destino, queste situazioni che ti fanno ancora di più apprezzare la vita. Perciò ecco, io penso che quando ti rendi conto che sei attaccato a un filo, è chiaro che la vita la devi vivere bene, non la devi buttare via con altre cose. Ecco, penso che queste situazioni, questi giovani che fanno sport e che purtroppo sono succubi di questo destino, devono far sì che chi ha la fortuna di non avere problemi di questi tipi non ne vada a cercare di altri. Ecco, io la volta scorsa che abbiamo avuto il piacere, di averla con noi, non ho voluto chiedere molto di tutta quell'esperienza così difficile, così importante di vita che lei ha passato lo scorso anno. Però davanti a queste immagini di Abidal, che sta passando quello che sta passando, che torna comunque ad allenarsi qui in campo questa mattina, lei cosa ha provato? Mi permetto di chiederglielo. Se dovessi dire niente, no, non è vero. È chiaro che la mente ritorna, però devi essere più forte, non farti sottomettere da queste situazioni. Diciamo che devi avere sicuramente molte certezze dentro di te, devi essere sicuro che tutto quanto è finito. Guai se vivi nel dubbio che qualcosa può ripresentarsi ancora. La forza che ci vuole per vincere questa operazione, soprattutto dopo, quanto devi dentro di te renderti conto che non c'è più niente. E devi essere così forte, avere una così grande stima di quello dei chirurghi o di te stesso, di pensare a queste situazioni come se fossero situazioni eccezionali, perché altrimenti è chiaro che la mente ritorna sempre lì, e allora così è un sopravvivere. Invece io voglio vivere. Bisogna vivere la vita. Grazie a Emiliano Mondonico per queste parole. Allora vi ricordo che fra pochissimi minuti andremo a vedere le immagini del posticipo fra Udinese e Napoli. Vi dico subito, tantissime emozioni e anche molti gol. Mondonico, abbiamo segnaliamo visto il fatto che da quando Mondonico non c'è più, il Novara in due partite ha fatto 6 punti. Esatto, ecco, questo è vero. Perciò però tirato indietro al momento perciò giusto. Perciò vuol dire che non ho fatto disastri. Esatto, quello che volevo sottolineare io invece. Grazie, è un amico. Invece io volevo sottolineare che, a parte che i rapporti fra Mondonico e Tesser sono ottimi. Ma chi l'ha detto? Ma se tu lo sapessi dico cosa io detto, e la mia voce. Se tu sapessi cosa mi ha detto adesso mentre intervistavano Tesser. Guarda, me l'ha detto di tutti. Io invece volevo sottolineare seriamente che da quando Mondonico ha preso in mano il Novara ha fatto un grande lavoro sulla fase difensiva. Certo. E il Novara anche adesso subisce molti meno gol di quelli che subiva 3 mesi fa, 4 mesi fa. No, ma io bravissimo. Penso che sicuramente il riarrivo di Tessera ha creato grande entusiasmo attorno a questa squadra, e infatti nelle parole di Tessera c'è proprio questo ringraziamento del grande entusiasmo che lo stadio ha avuto nella gara con l'Udinese. Diciamo che c'era questo problema del gol preso. Io quando mi chiedevano il risultato dicevo penso e spero di vincere 1-0, perché è importante non prendere gol, e in queste due gare
è stato dimostrato che non prendere gol è la cosa più importante che ci sia. Tesser conosce questi giocatori sicuramente meglio di me e ha fatto due o tre cambiamenti non tattici ma come uomini che chiaramente io non sono stato capace di pensare. E anche questo serve a questa squadra. Che dice non so che dire, le fa onore perché nessuno ammette mai queste cose, ma in realtà non è che non è capace di farli. Magari poi ci sono delle situazioni contingenti diverse. Cioè, io capace lo tenevano, no? Scusa, adesso sinceramente. Guarda che il Mondonico ci darà grandi soddisfazioni molto presto. Allora, vediamo le cose. È la verità, da quando è arrivato il Mondo hanno preso molti meno gol e se hanno qualche speranza di salvarsi, merito anche di Mondonico, ovviamente di Tesser. Infatti lui è qui e Tesser a parlare del Novara. Io terrei sempre, manderei un po' a te in vacanza. Allenarti da qualche parte. Allora dicevamo lotta per non retrocedere. Allora abbiamo Bacconi, ma prima c'è Emiliano Mondonico che è qui con noi questa sera che vuole chiederle una cosa. Manzano, volevo dirti chi è il secondo rigorista? Ma è stato sempre il primo Marek Hamsik, poi è arrivato Edi che è diventato l'anno scorso faceva tutti quei gol, fra ragazzi che si vogliono bene, gli ha detto me li fai battere a me, così era vicino a poter competere per vincere la classifica cannoniere, più attaccante, e Marek che gli ha ceduto il posto. Poi lui quando è mancato Cavani l'ha tirati e l'ha sbagliati pure, quindi in allenamento sono molto bravi, poi come ben sa durante le partite che contano la porta è più piccola, è più difficile, c'è il fatto emotivo. Allora c'è Bacconi che proprio sul salto finale del Napoli ha qualcosa da farle vedere Mazzarri. L'impressione che si è avuta è che l'Udinese insomma avesse buon gioco di questa squadra, poi chiaramente credo che l'espulsione di Fabbrini abbia completamente rivisitato e fatto rivisitare la partita. Marco, dici che basta l'espulsione perché l'Udinese ha smesso, ha smesso di giocare, nel senso che a questo punto hai arretrato completamente. Secondo me è stata la stanchezza di Coppa, che il Napoli ha reagito, l'Udinese però lascia Fabbrini che era uno dei migliori e poi vedi se non cambia. Ragazzi, Fabbrini è uno dei migliori. Pereira non aveva giocato in Coppa, ma anche altri, voglio dire, Coda stesso. Però io credo sinceramente che l'11 contro 10 è il rigore sbagliato, aggiungo. Ragazzi, ricordiamoci cioè, che sempre che stiamo parlando con un allenatore esonerato, cioè non è che stiamo parlando, capito? Insomma, magari conduce lui al mio posto l'anno prossimo, visto che mi vuoi mandare via. Tu hai un genio impazzito, amico. Quando c'è Mondonico io sono contenta, perché almeno Gene Gnocchi se la prende un po' anche con Mondonico, ha un po' troppa confidenza con Mondonico e lascia un po' in pace a me con Lovati. Allora, a proposito del sentire Mondonico. Catania è una buona squadra. Cioè, oggi abbiamo visto nell'ultimo servizio il Catania e l'Atalanta due ottime squadre, perché noi tendiamo sempre a dare colpe alla Lazio o all'Inter. La realtà è che hanno incontrato due squadre che in questo momento vanno fortissimo. Il Catania è difficilissimo da affrontare. Ha nei tre davanti gente abilissima nell'uno contro uno e perciò ti mette sempre in inferiorità numerica. E questo penso sia è un Montella che sta facendo fare ancora di più al Catania di quello che potrebbe fare l'organico del Catania o no? Il Catania mi ricorda moltissimo l'Udinese. Non dimentichiamoci che c'è stato Udinese-Napoli, l'Udinese è la squadra che ha venduto Hiller, ha venduto Sanchez, cioè vende i suoi pezzi migliori e chissà dove va a prendere gli altri. Il Catania ha venduto Maxi Lopez, che era un po' il finalizzatore di tutta la manovra, eppure riesce ancora ad essere molto molto competitivo. Perciò io penso tantissimi complimenti agli allenatori, ma anche tantissimi complimenti alla società. Maxi Lopez non giocava però con Montella. Non l'ha fatto giocare. Infatti Catania è uno dei rarissimi progetti tecnici che vengono portati avanti in Italia. Il commento di Emiliano anche Forlan, sul discorso di Forlan. Quando hanno preso Forlan, cioè io personalmente, ricordando in Forlan che ha vinto la Coppa America, cioè dicevo cavoli, questo è un acquisto di prima categoria, questo è un acquisto che può dare tanto all'Inter. Vedendolo in campo mi sono sempre chiesto il perché fosse solo il lontano parente di quel Forlan che ha fatto vincere. Non dimentichiamo che Forlan è stato giudicato, se non sbaglio, il miglior giocatore del mondiale meno di due anni fa. E io parlando con Ranieri gli ho detto, ma non è che questo
pur con così tanta esperienza, abbia paura di indossare la maglia dell'Inter. Ma è quello il problema, Emiliano. Cioè, se tu rifiuti di entrare in una situazione di difficoltà come questa... Cioè, vuol dire che non hai personalità, ma dai, poi ragazzi, è anche vero che non è il tuo ruolo, è anche vero che tu sei un giocatore, una seconda punta, che può giocare un pochino più dietro. E tu ha fatto il terzino sinistro. Ma è quello il problema. Cioè, Emiliano, se tu sostituisci Eto'o, lo devi sostituire con una punta. Se pensi che Forlan sia una punta, vuol dire che hai sbagliato tutto. Forlan è una seconda punta, è un numero 10 alle spalle della prima punta, ma non puoi sostituire Eto'o con Forlan. Sì, vuol ma, dire, ma vuol dire che hai sbagliato no, tutto. Ma non è quello, vuol dire che quello, sbagliato come, tutto. Come non puoi prendere Zárate ad un certo punto, dai, che senso ha prendere Zárate? Però Forlan dai. Entra il pur bravissimo Come non puoi Faraoni. Prendere Palombo se dai via Thiago Motta, cioè, dai. Entra scusa. Faraoni che... Con... io posso dirvi una cosa, che molto, vorrei chiederlo anche ad Emiliano. È molto difficile gestire, chiamiamolo così, il declino, perché non ti raccapezzi più, perché le provi tutte, perché Claudio le ha provate tutte. Voglio dire, adesso ragioniamo con lucidità, è un allenatore che è arrivato in un'annata particolare, che a un certo punto le ha provate tutte, che ha vinto 7 partite consecutive giocando in un certo modo, che ha pensato adesso proviamo a fare questo salto di qualità, come ha provato 7 sconfitte consecutive o giù di lì. Cioè, credi che sia anche difficile, Emiliano, gestire il declino comunque, che è inevitabile, che è fisiologico? Prima giustamente avete detto che quest'Inter in questo momento sta dando il massimo di quello che può dare. Io di conseguenza vi ho detto che l'Atalanta è una buonissima squadra, anche se oggi mancava un po' nella parte offensiva dei suoi elementi migliori. È chiaro che quest'Inter bisogna cambiarla, ma come la cambi? In questo momento con chi la cambi? Per cambiarla bisogna prendere 6-7 top player. Scusa Emiliano, d'accordo sul concetto che stia dando il massimo, perché è inaccettabile che questo sia il massimo di questa Inter. Ivan, è il massimo. Se noi rispettiamo, se noi rispettiamo il ruolo e le capacità di esperienza di Ranieri, dobbiamo dire che ha anche delle responsabilità lui. Cioè ha delle colpe anche lui. Vabbè, ma certo. Ma guarda che io ho giocato in tutte le maniere. Ma dai, no, ho capito, però se la tua squadra... Cioè vuol dire, non possiamo ammazzare Gasperini, parlo giornalisticamente, in 3 giornate e per salvaguardare Ranieri, unicamente... Esatto. Anche Ranieri ha commesso degli errori. Come io no? La formazione di Marsiglia per me è stata una formazione sbagliata. Poi è chiaro che è entrato in una situazione negativissima, le ha provate tutte, anche troppe, però oggi rivediamo Castagnos sparito. Che era sparito completamente. Ogni tanto butta dentro Zárate che non ti sta dando niente. Cioè, ma i giocatori sono quelli. Ma ho capito, ma sono quelli, ragazzi. Ho capito, però, sono quelli, scusa, però dopo... Perché Conte, secondo me, a Firenze è stato bravissimo. Perché si è attirato... Ha accettato la provocazione. Lui si è attirato su di lui tutta la rabbia di uno stadio. La squadra Juventus è stata rispettata, perché tutti portavano le parrucche per prendere in giro i capelli. È stato un grande bravissimo comunicatore. Lì è stato bravissimo proprio ad attirare. Lì assomiglia a Mourinho quando si attirava tutte le antipatie e non andavano sulla squadra. In altre situazioni come questa, dire o non dire degli arbitri, ecco, secondo me non è una bella cosa. Non è bello questo. Comunque parliamo anche momento... della partita, perché nel cuore questo ragazzo si porta l'amore per il calcio, l'amore per il pallone, come il nostro ospite Emiliano Mondonico. Come tutti noi. Grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. In casa sua, quando vuole, sono contenta, anche perché Gene Gnocchi, grazie a Gene Gnocchi, ha un'altra vittima. Grazie a Marco Civoli, grazie a Gene ovviamente, grazie a Ivan Zazzaroni, grazie a Fulvio Collovati, ad Adriano Balloni, grazie a tutti voi che avete ancora una volta scelto la Domenica Sportiva. Ci vediamo domenica prossima con un grande posticipo, Inter-Juventus, a domenica, buonanotte a tutti.